Amici dei Ventipresse, salve e ben ritrovati in questo spazio dedicato alle prossime amministrative del 12 giugno 2022. Il mio ospite è Salvatore Cipriano, candidato al sindaco del comune di Piraino. Buongiorno e benvenuto ai Ventipresse. Buongiorno e grazie per l'invito. Mi corre l'obbligo di ricordare al mio ospite che si assume tutte le responsabilità delle sue dichiarazioni e che Ventipresse, l'intervistatrice, in questo caso io, si dissociano anticipatamente da qualsiasi affermazione possa recare offesa a terzi. Iniziamo subito con le domande. Perché i suoi concittadini dovrebbero votarla? I miei concittadini dovrebbero votare me e la mia squadra perché insieme rappresentiamo l'unica vera alternativa ad un sistema autoreferenziale che ha governato Piraino negli ultimi 10 anni sotto la guida prima del sindaco Gina Maniaci e fino ad oggi del sindaco Maurizio Ruggeri, che insieme hanno costruito una compagine rispetto alla quale ci confrontiamo in questa competizione elettorale. Loro hanno rappresentato un sistema incapace di fornire e garantire anche i servizi ordinari, i servizi essenziali, un sistema incapace di sviluppare progettualità, programmazione. Un sistema che sostanzialmente si è fondato in questi ultimi 10 anni sul privilegio per pochi e lontano dalle vere esigenze quotidiane dei cittadini piranesi, dei bisogni dei cittadini piranesi. Noi abbiamo costruito invece di contro una squadra che è credibile, adatta a governare e amministrare, perché in prossimità delle competizioni elettorali è facile mettere insieme numeri. Il problema sorge nel momento in cui bisogna amministrare e dare quelle risposte che la città, che il nostro paese, il nostro comune richiede. Noi siamo una squadra, un gruppo che coerentemente porta avanti un progetto politico da molti anni, e negli ultimi 10 anni abbiamo sempre partecipato in maniera incisiva nelle competizioni elettorali. Abbiamo svolto il nostro ruolo 5 anni fa. In buona sostanza abbiamo perso le elezioni per una manciata di voti, abbiamo svolto il nostro ruolo di consiglieri di minoranza. Siamo un gruppo consolidato e affiatato che oggi si è arricchito con l'ingresso di nuove competenze, di nuove esperienze, quali il presidente del Consiglio Maria Miragliotta, l'ex vice sindaco Lara Cusmano. Ci siamo arricchiti con la partecipazione al nostro progetto politico del dottor Mario Raffaele. Abbiamo portato all'interno della nostra compagine anche dei giovani che portano freschezza e idee innovative per il nostro paese. Questo è il motivo per cui i cittadini dovrebbero premiare il nostro progetto politico. Nel suo programma elettorale c'è un punto che le sta particolarmente a cuore? Ma il punto che ci sta particolarmente a cuore è un po' la sintesi di quello che ho detto finora. Noi abbiamo a cuore il nostro paese e vogliamo riportare l'istituzione comune in mezzo alla gente. Cioè l'istituzione comune, l'amministrazione comunale, vogliamo che sia al servizio delle persone, così da ridurre quelle distanze che hanno realizzato chi ha governato e amministrato questo comune negli ultimi 10 anni. Ecco, noi vogliamo riportare tutto quello che riguarda il governo del comune di Piraino al servizio dei cittadini pirainesi. C'è qualcosa che vuole dire ai suoi competitors? Ai miei competitors faccio i miei auguri per una buona campagna elettorale. Andiamo all'ultima domanda, un appello agli elettori. L'appello agli elettori è quello che Piraino per tutti è l'unica e vera possibilità di cambiamento per il comune di Piraino. Quindi non fateci mancare il vostro affetto e sosteneteci con il vostro consenso. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite e le facciamo il nostro in bocca al lupo, così come lo facciamo e lo porgiamo a tutti i candidati a sindaco di Piraino e come di tutti gli altri comuni della provincia di Messina che si apprestano a vivere le prossime amministrative del 12 giugno 2022 e ci vediamo nel nostro prossimo spazio dedicato alle amministrative. Arrivederci. Grazie mille a voi e buongiorno a tutti. Arrivederci.